Voi sareste i fratelli Foster? Hai dell'intuito, straniero. Grazie. Chi sei? Forse uno che state cercando. Almeno così dicono. Se sei uno sporco gringo di nome Joe Ford, è vero. Purtroppo per te. Sì, sono Joe Ford, l'uomo che vi ha rovinato il colpo alla banca di Dayton. Già, e dov'è finito l'oro? Volete proprio saperlo? Sì, e verrai con noi per mostrarci dove è nascosto. E se per caso non volessi seguirvi? Ti porteremo via. Capisco. Bene, scendete pure a prendermi. Vi aspetto nel saloon. A terra, ragazzi. Bevi molto, eh? Quando non si versa tutto, sì. Sette. Oh, Jean-Pierre e manca. Complimenti, ti servo bene? Non esagerare o perdo in amore. Faites vos jeux, messieurs dames, faites vos jeux. Rien va plus. Rien va plus.
there's no one who doesn't fear him. Call him mighty, dynamite. Yes, he's good like a gnot. A man with lots of TNT. Band of men once tried to pin him down, and everyone in town thought he was finished. Late that night, late that night, dynamite blew them all clear out of sight. You can cheer him, but you fear him. That little man with lots of TNT, women adore him. They know that he's the fastest man in all the West with dynamite. Dynamite. Che cosa c'è? Un telegramma per Joe Ford. Vieni avanti. Scusate il disturbo, ma è un telegramma. Leggilo. Avranno saputo della fine dei Foster. Forse ti daranno una medaglia. Avanti, leggi. Sì, ecco. Dice, i mandorli sono in fiore, fine del testo, firmato zio Sam. E da quando in qua hai uno zio floricoltore? Perché, non è simpatico? Volete rispondere al telegramma? No, tieni. Molto gentile, grazie. Riverisco. Scusa, ma ora devo vestirmi. Fa presto. Faccio in un attimo. Sai che ti dico? Anch'io quando mi alzo mi voglio cambiare. Oggi tirerò fuori il vestito rosso, quello che metto soltanto nelle grandi occasioni. Ma non fioriscono i mandorli in questa stagione. Joe, non può essere! Joe! Joe! Ma dove è andato? Joe! Joe! Dobbiamo assolutamente correre ai ripari. Sono due anni che gran parte dei nostri carichi d'oro viene depredata da questi banditi con una regolarità che è diventata praticamente assoluta. Non possiamo andare avanti così. Il governo ha il dovere di intervenire. Sono qui per questo, signori. Il governo non può essere indifferente. Usciamo da una guerra che ci ha profondamente indeboliti e l'oro che voi perdete lo perde anche la nazione. Purtroppo voi sapete bene quanto me che di questi tempi il brigantaggio spesso ha molte più armi e più uomini dello stesso governo. E molti soldati, troppi, sono già caduti tentando di scortare il vostro e il nostro oro.
Io credo che occorra qualche nuova idea. E dobbiamo cercarla insieme. Ho io la soluzione. Signori. Salve, Sennett. Senatore Sennett, caro Nenser. Senatore per volere del popolo. Ok, senatore. Avete parlato di una soluzione? Dell'unica soluzione, senatore, che è quella di aumentare il prezzo dell'oro. In fondo una certa quantità se ne salva. Aumentando il prezzo ci ripagheremo anche di quello che i banditi e i Comancheros ci portano via. Oh, ma è pazzesco, signor Nenser. Tutta l'economia americana subirebbe uno sbalzo incredibile. Tuttavia non possiamo chiedere al signor Nenser di preoccuparsi dell'economia americana più che della sua economia privata. Esatto, io ho tutti i diritti di chi è personalmente danneggiato. Giusto, ma non credo che quella suggerita sia l'unica soluzione. Ce n'è un'altra? Beh, per esempio, io ho pensato a un uomo di mia conoscenza. Un uomo alla testa di un esercito, voglio sperare. No, a dire il vero è proprio un uomo solo. E l'ho invitato qui. Anzi, poiché è puntuale come me, vi annuncio che arriverà qui tra un minuto preciso. E se è lecito, si può sapere chi è? Un nostro agente, beh, diciamo un agente piuttosto speciale. Si chiama Ford, ma chi lo conosce preferisce chiamarlo Dinamite Joe. Signori, sono costernato. Evidentemente i vostri domestici non sapevano che i miei bagagli devono essere maneggiati con estrema cautela. Bisogna perdonarli. Mi dispiace molto. Di solito la reale capacità delle persone è decisamente inferiore alla messa in scena. Un'ostentazione involontaria, signore, come ho già avuto modo di dire. Così vi sentireste di battervi da solo contro banditi che nessuna scorta armata ha saputo eliminare. In realtà mi sento di fare molto di più. Addirittura? Ma certamente. Il vostro problema, se non erro, non è solo quello di eliminare queste bande di predoni, ma di riuscire a trasportare nel frattempo quanto più oro sia possibile. Ma che bravo! Grazie. Io mi propongo di trasportare in un unico viaggio tutto l'oro che riuscirete a riunire. E magari tutto questo lo farete anche gratis, solo per amore della patria. Oh, no, illustri signori. Io non lavoro per la gloria. E che prezzo avrebbero i vostri miracoli? Il 5% del valore della merce. Questo lo so perché già altre volte il governo lo ha pagato. E senza rimpiangerlo mai, ve lo posso assicurare. Basta! L'oro delle mie miniere al lago Colton è un problema reale per me e perciò non ho né voglia né tempo di ascoltare altre buffonate. Lascio quindi a chi ha ancora voglia di divertirsi questo senatore e questo cialtrone. Ma voi avete davvero qualche idea per mettere in atto questa... Sì, ma è un segreto. Ma... Dovrete fidarvi di noi. Davvero? È solo un'idea, ma molto esplosiva. Senatore, voi non ci crederete, ma nel mio bicchiere ho visto una donna incantevole. Attento, l'alcol a volte è un demonio che fa brutti scherzi. Forse sarà stato un demonio come dite voi, ma aveva l'aspetto di un angelo. Quando sarete a Main City potrete fidarvi soltanto di tre persone. Del direttore della banca, naturalmente dello sceriffo Stanton e di... Mi state a sentire? Guardate, senatore, eccola là. Cosa? Ma è Berenice Spatford.
Neanche la buon'anima di mio padre mai riuscito a ricordarsela giovane. Folle, è assurdo. Scusatemi. Mi concedete il piacere di questo ballo? Certo, Mr. Ford. Volentieri. Non ditemi che ci siamo già conosciuti e che non lo ricordo. Morirei di vergogna. Oh, non avete ragione di vergognarvi. La vostra fama vi ha preceduto. Non pensavo d'essere così importante. Posso chiedervi qual è il vostro nome? Certo, perché no? I miei amici mi chiamano Betty. E quelli che vi conoscono appena? Se alludete al signor Ford, può chiamarmi Betty anche lui. Buonasera. Buonasera. La mia musica preferita. Bella. Si può ballare anche in giardino. Ma veramente il valzer io... Infatti non siete molto esplosivo nel ballo. No, nel ballo no. E in che cosa allora? Mi dispiace, signori, ma né io né la signorina gradiamo lo scherzo. Vero, Betty? Stupidi idioti, incapaci di risolvere il più piccolo problema. Fidarsi di voi è pazzesco. Avanti, portatelo via. Senatore, signora, non vedo più il vostro gentile amico. Come mai, ci ha già lasciati? No, tuttavia temo che in questo momento sia occupato. La tragedia della sua vita è il troppo amore per la lettera D. Donne, denaro e dinamite. Oh, beato lui. Che volete quanto alle donne? Io ormai non posso che rimpiangerle. Temo che anche il denaro, se continua così... Oh, coraggio, coraggio. Vedrete che presto il vostro oro smetterà di abbandonarvi. Voi non avete idea di quanto Joe Ford sia un tipo sveglio. Speriamo. Ben svegliato, signorino. Chissà perché ho questo gran mal di testa. Che cosa è stato? Un vaso da fiori. E si è rotto. Ah. Che ore sono? Quasi le 11. Allora hai ancora un po' di tempo da vivere. Ma non tanto da usare ancora quell'orologio. Su, dammelo. Dai. È delicato, si deve caricare una sola volta al giorno. Preferibilmente di mattina. Sta tranquillo. Lo tratterò benissimo. Thank you.
successo? Grazie, amico. L'odore del whisky a 4 miglia. Grazie, questo sole fa venire una sete. Ale! Dove te ne stai andando a piedi? E dove? A Main City. È l'unica città nel raggio di 100 miglia. Vuoi salire? Non posso pagare. Fa niente. Non mi piace viaggiare gratis, ti darò il cambio alla guida. Ma sai guidare? Se so guidare. Cosa credi che abbia fatto negli ultimi luridi 45 anni? Ho condotto calessi, dai, carrozze, dirigenze, cani agricoli su tutte le piste di tutti gli stati. La sai la strada? Certo. Guarda, appena al di là di quella collina c'è il fiume. A sinistra c'è il vecchio ponte e subito dopo il ponte comincia la strada. Poi 8 miglia... E siamo a Main City. Ah. Come ti chiami? Spugna. No, il nome è vero. Spugna. Ma che tipo di spugna? Spugna da alcol. Ah, già. Di. Ce ne sarebbe un altro po'. Grazie, amico. Stai misurando. 25. 30. Oltre che matto deve essere sordo. Beh, intanto che ci pensi io ci bevo sopra.
non sentivo un botto così. Sì, non c'è male. Maledetto. Indietro! Fantastico. Sei in gamba tu. Dinamite, eh? Già, dinamite. Dinamite. Dì un po'. Non sarai mica dinamite, Joe. Certo. Ferma! Dico io, roba da matti. 3 miglia a rotta di collo, 40.000 fucilate e io, poveretto, seduto tranquillamente su una polveriera. Che razza. Devi abituarti, visto che d'ora in poi lavorerai per me. Su, oh, bastava soltanto che uno di quei colpi arrivasse a segno e boom! Del povero spugno non rimaneva neanche l'odore. Un lavoro, dicevi? Sì. Che intendi per lavoro? Mi serve un conducente, ma troverò qualcun altro. Per guidare che? Questo si vedrà, ma buona paga e $100 di anticipo subito. Hai trovato l'uomo che ti ci vuole. Che cosa non farei per un anticipo io? Entro subito in servizio. Che cosa vuoi? Su, coraggio. Malfidato. Ale, tienti forte, capo! Andiamo! Aspettami nel saloon. Benone. Ok, capo. E trovami una stanza. Sì, signore. L'albergo è nel saloon. Ah, sì, quello. Grazie. Bene, buoni. Ci sono stanze qui? Sì. Ma c'è l'acqua? No. Bene. Mi dispiace, straniero, ma la banca è chiusa oggi. Se non sbaglio, voi siete lo sceriffo Stanton. Io sono Joe Ford. Ah, ben arrivato, Mr. Ford. Venite, il direttore vi sta aspettando. Avanti. Il signor Ford, direttore. Mr. Ford! Finalmente! È un piacere vedervi. Avete fatto buon viaggio? Normale amministrazione. Accomodatevi, prego. Scusatemi, io devo sorvegliare il lavoro fuori. Già. Allora, a che punto siete? Dove si trova questo famoso oro? Ecco qua. È la fonderia. Già. Prego. Interessante. Appassionante, direi. Già. Quello è uno dei fratelli Warren, i fonditori inviati da Washington. Gente in gamba. Di prim'ordine. Il signor Ford, che col senatore Sennett ha avuto l'idea di questo lavoro. Piacere. Prego. Grazie.
La quantità di oro è stata sufficiente? Oh, sì, certo. I vostri calcoli sono stati perfetti. Guardate, 8 libbre d'oro per farlo flessibile, non è perfetto? Sì, e anche il resto è altrettanto soddisfacente. Venite, giudicate voi. Ecco qua. Bene. Formidabile. Bel lavoro, eh? Una volta verniciata non si distinguerà da tutte le altre diligenze. Abbiamo preso a modello quelle in servizio con la Wallace San Fargo, il tipo più comune. La guiderete voi stesso? No, no, ho assunto un conducente. Si chiama Spugna. E quando sarà finita? Domattina, spero. Partite subito? Appena pronto. Siete un branco di buoni a nulla, in 20 contro 1, e ve lo siete fatto scappare. Ormai a Main City. Risali a cavallo e corri in paese. Sì. Sta attento, cretino. Non fare le cose in grande questa volta. Un paio di uomini possono bastare. E non avvicinatevi a lui se ha una valigetta o un fiammifero acceso. State tranquillo, fidatevi. È la tua ultima occasione. O mandi quel damerino sottoterra o giuro che ci finisci tu. Cammina! Ciao, filibustiere. Ma che magnifico vestito rosso. Dovrei strangolarti, Mr. Ford. Ah, sì? E perché non lo fai, tesoro? 0. Ho vinto, ho vinto! Ho puntato sullo 0. Bravo! Mi offri da bere? Certo, cameriere, da bere a questa fanciulla. Quello è il suo uomo. Champagne francese. Champagne francese. Cameriere, champagne per il mio capo. You know well how much I love you. You can tell I'm dreaming of you. When you weave your spell, I just fall under. Don't let this love be
Ehi, di un po', sei diventato matto. Io detesto il fumo. E poi non bisogna fumare, ma fa male alla salute. Forse questo è anche vero, amico, ma non basta per campare a lungo. Ci sono vari modi per accorciarsi la vita. E tu ne hai scelto uno. Questo poi è da vedere. Tu sei Dinamite Joe, vero? Io sono Joe Ford. Ma davvero, lo controlliamo subito. Spara sul serio. Beh, che fai? In casi del genere non tiri fuori la dinamite? No, 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 no. Innanzitutto mi do una ripulita. Capite perché preferisco la dinamite? Questi giocattoli sparano 6 colpi e poi è finita. Non è detto. Già, non è detto. Avanti, buttate cinturone e pistole. Lascia quella pistola! Non sparate! Ma io ho mirato solo alla pistola che quello teneva in mano. Già, era la mia, me l'aveva presa. Peccato. Che brutta fine fa certa gente. Non è vero, sceriffo? Chi erano quei 3? Minatori del lago Colton. E dov'è? Lassù, sotto la cascata. Ah. Grazie. E non se la prende. Salute. Salute. Ehi, capo! È Zolfo. Già, Zolfo. E dove c'è Zolfo? Non può esserci oro. Esatto. Benvenuto, Mr. Ford. Siamo tutti qui per voi. Quanti amici. Bravo, signor Ford. Vedo che siete diventato un buon detective. Grazie. Faccio del mio meglio. Infatti sono sopravvissuto al vostro vaso di fiori. Dite, visto che siamo 3 amici,
Se questa è la vostra miniera, da dove diavolo estraete l'oro? Oh, andiamo, signor Ford. Adesso vi mettete a far domande con la meschina speranza di rimandare di qualche secondo la vostra esecuzione. Non è degno di voi. Non potete essere così stupido da non aver capito che l'oro lo estraggo dalle sfortunate spedizioni dei miei illustri colleghi. E pensate di fare così anche questa volta? Toglietemi una curiosità. Dovrete tenervela, la vostra curiosità, signor Ford. Attenti! Su, prendeteli! Avanti! Togliti di qui. Ma insomma, da che parte stai? Prendeteli! Venite giù voi! Io lavoro per Sennett. E quel delizioso scherzo nel giardino dei Forsyth? Ma quella sera non sapevo ancora che tu entrassi in questa faccenda. Pensavo tu fossi un cretino qualunque. Ah, ma che bello. Grazie. Se lo avessi saputo. Non sparare. Quanti colpi ti sono rimasti? Due. Perché? Non sprecarli. Avanti, idiota! Vai dentro anche tu! Ci sono già due uomini. A che serve che vada io? Venite fuori! Non avete via di scampo! La miniera non ha altre uscite! Maledetto! La pagherai cara, Ford! Sbrigatevi con quella dinamite! Questa volta fa sul serio. Lo sa nessuno che sei qui. Sì, spugna. Finalmente è pronta. Bella, vero? Non capisco come fate a trovare bella una vecchia baracca come questa. Io la trovo straordinaria. E io la trovo orrenda, va bene? Perché? Guardate, costruita con un materiale pesante e balordo. È inutile. È una carretta da quattro soldi. Forza, da qua la miccia! Via, indietro! Buon viaggio, Ford! Sta giù. Apri la bocca e tappati le orecchie. Giù! Ehi! Siete pazzi! Presto, presto! Dove andate con questa cosa? Giù, nei guai! Un momento! Spugna, aspetta! Vengo con te. Salta! Presto, tutti a cavallo! In quanti pezzi saranno finiti, capo? Non ha molta importanza. Visto che non c'è che questa uscita, nel più allegro dei casi moriranno soffocati. Via, al villaggio! Betty! Betty! Sei sicuro che siamo ancora vivi? Sicurissimo. In paradiso non ci può essere tanta polvere. Cos'è stato? C'è una corrente d'aria. Aiutami. Forza. Spingi. Forza. Deve essere un vecchio deposito della miniera. Siamo fortunati. Tra tutte queste cianfrusaglie, troveremo qualcosa che potrà esserci utile. Speriamo. Petrolio! Recupera il fucile.
Guarda la fiamma. Ancora quella corrente che ha spento il fiammifero. Proviamo a seguirla. Su, aiutami. Vieni, coraggio. Da questa parte. Sì, non c'è dubbio, viene da qui. State attento, vi prego! C'è un'apertura. Vieni. Si vede tutta la valle. Siamo sopra la cascata. Beh, almeno per ora non moriremo soffocati. Vediamo che c'è qui. Che sono quelli? Sembrano pozzi. Passami la corda. Subito. C'è acqua in fondo. È la falda sotterranea che dal lago va a formare la cascata. Cosa stai pensando? Può esserci utile? Un'esplosione potrebbe provocare in quei pozzi una tale pressione da far crollare mezza montagna sulla testa di Giuri. E anche sulla nostra. Ma questo è carbone. Un'esplosione. Carbone. Siamo in una miniera di zolfo e qui c'è del salnitro. Dobbiamo ritornare in quel magazzino. Forse ce la faremo. Che è successo? Perché ti fermi? Ho paura che ci siamo insabbiati. Scendo a vedere. Insabbiati? Si è storto l'assalto, no, maledetta! No! Aspetta. Attento, si può rovinare la ruota! Ma che rovinare? Qui ci vuole una leva! No, per carità! Basterà andare più piano! Ehi, sceriffo! Datemi una mano a raddrizzare la sale! No, no! Ehi, sentite! Voi, vi prego, non è proprio il caso! Fatela finita! No, non è il caso! Ah, Joe è in pericolo e questo la fa tanto lunga! Che diavolo fate? Toglietemi di mezzo! Mettetemi quel sasso! Eccola! Pronti? Oh! 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 Ora la miccia! Ecco fatto! Quanto te ne serve di salnitro? Ancora molto? Sì! Con le cartucce farò l'innesco. Se non riesco a fare la più grossa bomba della mia vita in una cava di zolfo, non sarò più Dinamite Joe. Tutto a posto, capo. Amici, propongo un brindisi alla memoria di Dinamite Joe. Sono tutte a posto. Andiamo. Prendi la torcia. Su, aiutami. Bisogna che sia stesa bene, altrimenti rischiamo che le altre corde non si accendano. Le bombe devono esplodere tutte insieme. Non so se funzionerà. Comunque è un esperimento interessante. Speriamo. Avanti. Dammi un bacio. Potrebbe anche essere l'ultimo.
Ehi, guardate laggiù, l'ingresso della miniera è franato. Joe, che ne sarà di lui? Joe! Joe! E adesso turati le orecchie. E apri la bocca. Già, e prega. È assolutamente fretta. Parlare con El Sol. Quei gradini, perché así uno puede pensar prima di arrivare quassù. Adelante, amigo. Ah!
Cosa vuoi propormi oggi, Jury? L'ultima volta non siamo riusciti a metterci d'accordo. Recuerdas? Mi han dicho che qualcuno ti ha reso vedovo de tus hombres in un sol colpo. Notizias como estas le porta il viento. Tuttavia ti propongo l'affare più grande che ti sia mai capitato. Un affare per chi? Para ti. Ti offro il 30% del più grande carico d'oro del mondo e senza fatica. Verdà? E il viento mi ha detto anche che il carico tiene un guardiano molto pericoloso. Joe Ford è morto. Muerto? Viento, su, habla, diglielo tu. Habla. Joe Ford gode ottima salute, signore. Non è possibile. E il viento non mente mai. Ti dirò. Visto quel guardiano, tu dovrai darmi almeno il 50%, anzi, aggiungendo a questo guardiano especial la scorta normal, non puedo accettar meno del 60%. Possibile? Ma sono sicuro. È certo. Sei proprio sfortunato, mio povero amico. Ora tienes que darme il 70%. Il viento mi ha detto che l'oro tiene anche una scorta segreta. Ma... Nessuno li riconoscerà, il mio piano è perfetto. Speriamo. Ci siamo quasi, state pronti? Guarda qui. Attenti a come chiudete questi sacchetti. Volete che si accorgano che non è oro? Non intendo, per colpa vostra, giocarmi 35 anni di carriera onesta e temerata. Questo è l'ultimo. Sei sicuro di farcela? Certamente. Che te ne pare? Ingegnoso, eh? Basta guidare i cavalli in modo da non dover essere costretti a usare il freno. Semplice. Speriamo bene. È perfetta. Sfido chiunque a scoprire il trucco. Ricordati di non frenare mai, Spugna. Sta tranquillo, capo. Papà? Papà! Non mi chiamare papà, c'è lo sceriffo. Papà! Sono in missione segreta. Papà, senti, papà, lo scialle! Zitto! Non mi chiamare papà! Mamma, papà ha detto se gli presti lo scialle per la festa del curato. Tieni, togliti dai piedi, via! Ehi, soldati, signore guardie giurate, a nome del senatore Sennett e perciò del governo, assumo il comando di questa spedizione. Se ci attaccheranno, e certo ci attaccheranno, confido che sapremo difendere l'oro della nazione. E non solo questo. Nostro compito e dovere è anche quello di togliere di mezzo il banditismo da questa terra a noi cara. Come ha detto il senatore Sennett, la nostra è una missione delicatissima. Chi mi conosce ha capito, e chi ha capito
mi segua! Avanti! Uomini vestiti da donne. Vieni. Che tempi, eccellenza. Grazie. Capo, tento un colpo alla roulette. Se vinco ti offro da bere. Già, ma con che gioco? Doppio zero. Lo gioco o me lo bevo? Doppio whisky. La mia chiave. Grazie. Là, ti pago per suonare musica seria io. Scusatemi. Oh, che meraviglioso vestito blu. Non fare blu. Lo spiritoso, perché io non scherzo. Entra lì dentro. Su. Credi che abbia rischiato l'osso del collo per il piacere di vederti baciare quella bionda? Ah, ma quella non è una bionda, è una collega. Ah, i baci delle colleghe sono diversi. Se metti via quella rivoltella te lo dimostro subito. Adesso invece ti dimostrerò io che cosa sa fare una bruna. Sta fermo. Intanto però tu non esci di qui. Senti, io devo andare a fare un telegramma. Anzi, due telegrammi. Davvero? E sono molto urgenti. Oh, ma non ti devi preoccupare. Tu scrivili e penso io a farli spedire senza che tu ti debba disturbare. Va bene, ma questa tua diffidenza mi offende. Oh, ma che dici, caro? Normali precauzioni. Quanto al bagno, come vedi, non ha porta. E neppure la finestra. E per quanto hai intenzione di tenermi qui prigioniero? Oh, non lo so, è difficile fare previsioni. Capirai, le mie colleghe del balletto hanno deciso di partire. Ah sì, allora dovrai fare le valigie. No, ti ho detto che partono le mie colleghe, non io. Ormai ho tutto il tempo per dedicarmi a te. Presto, presto, ragazze! E questo? Mettilo dentro! Il lavoro è lavoro, ma l'amore è una cosa meravigliosa. Io resto. Per me quella è pazza. Paquita non viene. Deve essersi presa una bella cotta. Ah, beata lei. Sei pazza pure tu. Su, su, avanti, ragazze, muovetevi, salite. Oh, sì. Dobbiamo andarci, presto, su, avanti, muovetevi. Su, presto. Puoi andare. Questo qui è il primo. Sì. E questo è il secondo. Bene. Mi raccomando, il secondo telegramma deve arrivare a 2 ore di distanza dal primo. Regolatevi quindi nel trasmetterli. Se dovessero arrivare insieme sarebbe una catastrofe. Rovinerebbero le danze di mezzo senato. State tranquilli. Arrivederci. Pronti, capo? Pugna. La mia valigetta. Grazie. Ah. Buongiorno. Riposato bene, spero? Sì, direi splendidamente.
Come mai solo? Non porti con te quella brunetta? La missione non è finita. Anzi, comincia adesso. Si va, capo? Sì, sì, puoi andare, Spugna. Dunque, signori, questo telegramma dimostra che ho avuto ragione. Tutto va per il meglio. E quando partirà loro? Si è già mosso e io partirò immediatamente per raggiungere la spedizione a Fort Brent. Andrete voi di persona? Sì, tengo molto a quell'oro. Non sembrano più di una cinquantina. 80% para mí. Li conosco. Son buenos tiradores. Un hombre quiere hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué fate voi qui? Certe volte succede che 35 anni di carriera onesta e intemerata non bastano più. Il 10%. D'accordo. Molto bene. Giuri, tu attaccherai il secondo carro. Però quiero il 90%. Quanto sobres necesitan? 20. Troppi. Te pueden bastar... No. Il 20% è quello che posso offrirti. Intanto abbiamo un nuovo socio. E poi l'oro non è da quella parte. Ma da questa. Ed è oro facile. Un oro, appunto, da 20%. Visto che il senatore Sennett ha voluto partire subito e che l'argomento è esaurito, dichiaro chiusa la riunione e vi invito a unirvi ai gentili ospiti. Grazie. È indirizzato al gruppo dei decani. Spetterebbe al buon Sennett aprirlo. Ma in sua assenza... Signori, il nostro oro! Scacco. Bravo. È uno scacco matto. E quindi bacio al vincitore. Ehi, capo! Ho paura che avremo visite! Scusa. Yeah! Capo, avanti a noi, c'è un'altra diligenza! Accosta più che puoi! Avanti! Non deve passare la voce!
male fino a far presto! Perché? Possibile! Che podemos hacer? Attaccheremo il forte! Raduna gli uomini! Oh, farami come tu quieres! Vamos! Dov'è l'ufficiale che comanda qui? È fuori con tutta la guarnigione. E in quanti siete rimasti? 3 feriti, il cuoco e io. E nessun altro? No, nessuno. Ehi, ma mi dite che succede? Siete diventati matti? È quella l'armeria? Sì, è quella. Bene, tira fuori munizioni e dinamite se ce n'è. Ehi, ma dico! Ehi, ragazzi! È il buono di prelievo! Avanti! Vieni anche tu! Presto! Avanti! Tenete, uno per uno. Se non sapete caricarli, la signorina Petty vi insegnerà. Prendi.
Presto, presto! Tutte sul muro di cinta! Svelte, ragazze! Ehi! Vuoi saltare per aria? Bravo, Spugna. Con questa mi sento più tranquillo. Vieni, bellezza! Tu appostati sul lato ovest. Va. E io che devo fare? Arrivederla. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Ale, ale! Tornate indietro, cobardes! Vi fate fermare da un branco di Bucheres! All'attacco! Davvero? Sono rimasta senza munizioni. Una ragazza è andata a prenderle in armeria. Dai, dai, presto! Vengono da quella parte! Corri sulla terrazza! Ho trovato solo queste e non sono buone! Devono esserci! Va con lei in armeria! Accidenti che rinculo! Venite ad aiutarmi! Spingete! Deve aver finito la dinamite! Adelante! Ottanta. Sì, 80. Guardate, ritornano qui in massa! Non è ancora finita. Sono finite. Straniero, ora io tengo la dinamite. Adelante, adelante.
Salve! Oh, ma quello! Vieni, nonno! Su, andiamo! Noventa! Me lo merito, no? 90. 100. Forza, muchachos! Saccheggiate il forte! Io chiedo solo la dirigenza. Una diligenza che vale mucho. Questa deve andare con le ballerine? No. Quiero riservarle la stessa suerte del suo amato Giovanni. La diligenza è tua, El Sol! Fermi, ora basta! Ehi. Che triste, amico. Te diviertes, eh? Oh, guapa. Mi dispiace. Adelante. Caro Ford, dovresti saperlo per esperienza. Chi de dinamite vive, de dinamite muere. Buona muerte, señores. Questa è musica, evviva! Finalmente ci liberano. Adesso te ne accorgerai. È questa la mia carrozza? Certo, senatore. Sì, è il vostro oro. Eccellente, Joe. Voi avete reso un magnifico servizio all'economia e alla finanza mia personale. Quell'oro adesso è mio, chiaro? Già. Avanti, smetti voi con quelle ragazze. Il bottino è tutto vostro. I miei uomini non capiranno perché mi accontenti solo di una vecchia carrozza. Ma voi, Joe, che siete un uomo di mondo, non trovate che sia stato un piano veramente perfetto? Ah, sì, perfetto davvero. Ci sono cascato anch'io. Oh, no, vi prego, ora non sottovalutatevi. Un piano perfetto aveva bisogno di un uomo eccezionale e voi lo siete stato, proprio così. E con quest'ultima rapina ho deciso di chiudere degnamente una luminosa carriera politica. Certo, mi dispiace perdere la pensione, ma non si può avere tutto nella vita. La cavalleria! Vecchiaccio, arrivano i nostri! Che farai adesso? Come al solito, imperfetto orario. Saranno qui a mezzogiorno, tra 12 minuti esatti. Il tempo di sistemare lor signori e riparare in Messico. Tutto calcolato alla perfezione. Sapevate che il confine è a sole 2 miglia da qui? Siete il vecchio più sporco che abbia mai incontrato, Sennett. Senatore Sennett, mia cara. Senatore per volontà del popolo, con tutti gli annessi diritti, legislativi, giudiziari e di prelievo. Quel povero El Sol, con quella sua bella poltrona, un animo davvero sensibile. E quel povero Giuri, lì fuori, nella polvere. Quanti amici perdiamo tutti in una volta, è triste. Ma vedo che anche voi ne soffrite. Non preoccupatevi. È già tutto pronto, c'è dinamite sufficiente. Prima che io abbia finito questo, li raggiungerete tutti. Ah,
Senatore! Senatore Sennett! Signor Sennett, ora per volontà mia. Signori. Prendimi un sigaro in tasca. Sei matto? Ti pare ora di fumare? Fa come ti dico. No, non quello, l'altro. Ah! Il forte, le esplosioni venivano di là. Guardate, le diligenze. Al galoppo, Erika! Avanti! Prendi il fucile. Senatore Sennett, arrivate in tempo, sceriffo. Quegli uomini mi inseguono. Pensiamo noi, senatore. Carica! Attento, esplosivo. I fiammiferi nel taschino. Sì. Forza. Tutti a terra! Perché inseguivate il senatore? Ehi! Avanti! Prendi. Passamelo. Attenti! Arco benedetto! Ma che cosa è successo qui? Pensa a slegarci, poi te lo spieghiamo. Presto, ragazze, slegateci, su, presto. Ford, Ford! Dov'è la carrozza d'oro? Oh, grazie a Dio, siete salvo. E Sennett, quel traditore, dov'è finito? Temo che grazie al nostro prezioso sceriffo, l'ex senatore Sennett stia per valicare il confine. Vogliamo verificare? Venite! Di qua, di qua! Andiamo, presto! È un duro colpo! Andate al morso! Oh. Andiamo, andiamo! Oh. Attento! Non spinta la carrozza! Ignoro! Ignoro! Lo vedete? Prego. Quel bandito tra pochi metri sarà oltre il confine sano e salvo. Sì, certo, se non frena. Ha frenato. Ci siamo. È finita. Ci è costata un po' cara, ma hai fatto la fine che meritavi, imbroglione. Ma una cosa non riesco a capire. Se voi sapevate già di Sennett, perché non lo avete denunciato prima? Non c'erano prove. E l'unica maniera di smascherarlo era di assecondarlo nel suo piano. Ecco, è naturale, la sua condotta è stata perfetta. Ford, sappi che mentre ero lì legata con gli altri ho fatto una promessa a me stessa. E quale? Che se fossi uscita viva da questa avventura ti sarei venuta appresso dovunque andassi. Che scena commovente. E volevamo dirvi, caro amico, che malgrado la perdita dell'oro e in considerazione di quanto avete fatto per liberare la pista e smascherare i nostri nemici, la vostra percentuale rimarrà... Signori, io guadagno onestamente le mie percentuali e mi guardo bene dal farle saltare con la dinamite. Il vostro oro è salvo. Ma
Cosa dite? Avete sentito? Porco, in nome di Dio, non scherzate. Che cosa volete dire? Dov'è l'oro? Ve l'ho spedito con il mezzo più ovvio e semplice che si conosca. Quale? La posta, signori. Spugna, a che ora passa di qui il postale? A mezzogiorno. Come la posta? Eccolo laggiù che arriva. Siete proprio sicuro? Non state scherzando? Calma, con calma. Ecco, signori, guardate. Il vostro oro. Nella rimessa ho sostituito le diligenze e sono partito con quella vera. Ma guarda chi si vede. Che splendido vestito rosso. John Ford, dovrei impiccarti. Ah, c'è ancora la collega, eh? Questa volta non intendo fare da spettatrice. Signori, una notizia terribile. Il senatore Sennett è un traditore. Grazie della novità. L'anticipo l'ho avuto. Adesso dammi il saldo. La missione è finita. Ok, capo. Dame. Sai, credo proprio di aver bisogno di un po' di tranquillità, Spugna. Quasi quasi mi ritiro. Che? Ti ritiri? Oh, e che cosa farai? Beh, potrei mettermi a costruire carrozze. Credo che sia un'idea eccellente, un'industria che avrà un enorme sviluppo. Già vedo la grande scritta. C'è una carrozza Ford nel vostro futuro, eh? Che cosa ne dici?